Eccoci qua, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale della domenica Caffè in Farm, ovviamente nella mappa Zappaland. Approfitto come sempre per ringraziare tutti coloro che durante le repliche si iscrivono al canale e approfitto per ringraziare Lupin169 per il follow. Caro Lupin, benvenuto nella gabbia dei matti qua. Ti auguro una buona permanenza. E ovviamente, quando vuoi, se vuoi venire, puoi partecipare alle lives. E allora, detto questo, abbiamo visto che per il momento tutto funziona. E quindi cominciamo questa mattina a continuare i lavori che sono stati fatti durante la live di ieri. E quindi, una volta che ho arranghinato l'erbetta, farò una parte, ne farò una piccola porzione per le pecore, mentre invece poi tutto il resto verrà trasformato in insilato. E quindi poi, oltre alle galline, inizieremo ad acquistare anche le pecore, così insomma potremo gradualmente avviare l'attività. Allora, a bordo campo ho già messo in posizione le due macchine qua, quindi farò circa una ventina di balle di erba, 22 circa, beh, qualcosina in più pure non vabbè, e poi il resto facciamo insilato. Buongiorno a tutti, ovviamente, grazie ancora per aver scelto il format Caffè in Farm, che da un annetto a questa parte è diventato un format qui adesso su Farming 22, ma quando è iniziato su Farming 19 è diventato un format dove poi ci si incontra con gli amici durante la domenica mattina. KK. Cipen, l'incorreggibile. Ah, 89, ok. Teniamo d'occhio la barra lì, che è posizionata dietro la cam display, quindi guardo anche voi e vi saluto. Qual è il problema? Z mi pare. Scarica automatica. Allora, cambia dimensione. Oh, 180, ok. Ah, però ne facciamo pure più grandicelle così. Almeno non dobbiamo scaricare un po' più spesse, diventeranno balle un po' più grandi, quindi potrò tenere per un bel po' di tempo le pecore belle alimentate. E noi qua siamo a bordo di Eliza, un nome e una garanzia. La super spadaccina. L'ho scoperta io, la super spadaccina. Ora la palla si farà, la andremo a prendere quasi sicuramente. O in farm. No, peggiore delle ipotesi, l'andremo a recuperare in acqua.
Speriamo di no. Oggi verranno a trovarci credo Cayman. Zappa viene molto spesso, quindi ci viene a trovare. E poi dovrebbe venire anche Cayman oggi ad onorarci della sua presenza. Cayman underscore lo underscore re. Il mitico Cayman. Un altro carissimo amico del team, del gruppo di amici streamer della Zappa. Pensiamo un po', ci andiamo là. Come sempre vi ricordo che per entrare in partita basta essere follower del canale e poi prima di entrare in partita va comunicato il nick che usate per giocare in multiplayer. Cayman trattino basso lo trattino basso re, ha appena brindato con 10 caffè, grazie mille, ciao 10. Quella Cayman, giusto a te, ho nominato prima. Grazie per i caffettini. Buongiorno, carissimo, e ben ritrovato. Ecco la guest star di cui vi parlavo prima, perché diciamo stava ascoltando la parte introduttiva della Lives, e lui il famosissimo Cayman, l'ospite d'onore. Allora, semplicemente devi andare. Devi cercare la partita che si chiama Double Logistica 1 Twitch Chat, e così si chiama. Faccio vedere. Allora, dov'è? Eccolo qua. Double Logistica 1 Twitch Multiplayer. E ti trova. Dovrebbe trovarti tutto. Password no, devi mettere. La partita è in crossplay, quindi puoi entrare. Tanto il tuo nick lo conosco, quindi. Appena mi compare qua a monitor, ti faccio entrare. E 100, ecco qua. Ottima comunque l'imballatrice qui. Economica ed è molto vantaggiosa perché alla fine
Costa poco, ma permette comunque di fare, di creare balle anche diciamo di più grandi dimensioni, quindi da 180. Cosa che diciamo che al momento quella lì per l'insilato non mi fa ancora fare. Perché ho scelto quella lì? È una mod che praticamente rigira la balla e la raddrizzatura, ecco. In questo non sto utilizzando Discord, ma sto utilizzando la chat del gioco. Comunque punto esclamativo Discord e ti fa entrare nel server, però al momento sto utilizzando la chat del gioco, la chat vocale. A proposito, non ho nemmeno fatto l'accoglienza. Scusami, Cayman, eccoci qua. Eccolo qua. Adesso lo abbiamo accolto come si deve. Ecco qua. Ora gli abbiamo fatto gli onori di casa. Rotola, rotola. Su, su, dai. Poi lo andiamo a recuperare o in mezzo al paese oppure al molino dall'altra parte della città. Allora, io direi che per il momento lo faccio un altro paio di balle di erba e poi il resto faccio tutto insilato. Ok, va tranquillo, Cayman, non te preoccupe. Facci con calma. 89. Poi faccio un'altra e poi il resto ne faccio un po' di insilata, che almeno così. Poi me lo ritrovo tutto. Sia per vendere. Ecco qua. Il mitico Omar. Vir Omar, quando è bello, spiro tanto sentimento. Adesso bisogna entrare nella fattoria. Ia ia ho. Battuta fatta già migliaia di anni fa. Buongiorno carissimo. Buongiorno. Eccoci qua. Allora manca soltanto che tu entri in farm e poi in questa pazza farm. Oppla. Ok. Allora, questo mo spengo. Oh, sta iniziando pure a piovere. Alla fascia del bicarbonato dissolutivo. Ora mi devo fare un po' di insilato qua perché mi faccio una bella scorta. Ho fatto 3. Faccio il giretto tanto, voglio vedere la mappa, eh? Sì, La parte tanto. vai tranquillo, vai, puoi anche girarla con il trattorino se vuoi. È mitica la zappa Land. Ha fatto veramente un lavoro grandioso. Bello che l'ha fatta meglio della sua. Vabbè, qua diciamo che forse si è messo con un po' più di calma e quindi è riuscita anche a far uscire meglio la sua Ringrazio vena, il mago. la sua vena di ingegnere.
fatta su tre livelli praticamente. Esatto, sì, infatti è detto che hai speso un bel po' per realizzarla. Ora non ricordo, ma quando ha speso, ma pare più di un paio di Vabbè. milioncini qua. Ha fatto veramente un lavoro incredibile. Ah, eccolo qua il Perché carro. questo poi è partito tutto sul livellamento del terreno. Eh sì, perché là l'ha livellata su tre livelli. E quindi la fatica più grande è stata quella là. Sai, Macho King con la gara a che punto sta? Perché io prima di venire in live stavo seguendo pure la sua Lives. Ma su King era sesto. Ah, sta sesta, ahia. Che ho sentito che aveva problemi col Era motore liberato dell'auto. potenza, lo dopo c'era la macchina che ogni tanto da bloccarsi. Ma infatti, perché ho sentito in gara che il motore non era leggermente usurato, per non dire, insomma, un pochettino poco performante stamattina. Beh, che ha detto che ha raggiunto il livello 80, dovrebbe essere un livello abbastanza arduo da mandare a, non lo Però so. giocava all'80%. Ah, 80%, sì, allora caspita. Diciamo che è un livello quasi professionale, diciamo. Quasi a difficoltà realistica. Ci manca poco, infatti. Mamma mia. Io su Gran Turismo là ci ho provato diverse volte, ma diciamo che non è proprio il mio stile, quindi dopo un po' ho Vengo detto con gli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Ui, carissimo, buongiorno, Maurizio Max. Allora, un attimo soltanto, che mi sono scordato di fare una cosa, ecco qua. Carissimo Maurizien, Wunderbar, ja, Maurizio Maxen, o Maxel, come era il brand di una famosa casa produttrice di audiocassette, Maxel, non so se ve le ricordate, voi che siete un po' più, diciamo così, con un'età un po' più avanti, va? Se meno male che Maurizio Maurizio c'è, Max ha appena brindato con 10 caffè. Maurizio c'è, Grazie mille, cheer Maurizio 10. c'è, Maurizio Max, Grazie. grazie Maurizio. Se, non so come hai fatto, non so se è un tempismo, non so se è un caso, ma io ti stavo facendo l'accoglienza in pompa magna. Comunque grazie per i caffettini qua. Maurizio, ma a te quando è che ti possiamo vedere un pochettino a tirare sul trattorino qua? È vero che sei super mister DJ, però almeno ogni tanto, no? Una capatina nelle nostre umili farm, anzi, nella Zappalando proprio qua dovresti venirci. E anche Maurizio alla fine, anche lui c'ha il suo inno. Nato sempre su questa mappa qui. Un paio di settimane fa, se non ricordo male. Ui, Johnny carissimo, buongiorno. Non ti preoccupare, vai tranquillo. Io dico sempre, passate quando avete un po' di tempo. Quando avete un po' di free time. Dimmi Gab, c'è qualcosa da fare?
prendo la tua missione? Allora, io volevo fare un po' di insilato con l'erba qua sopra, però fai una cosa, nel frattempo prendi qualche missione che così almeno incassa qualcosina perché sono un po' ridotto all'osso qua. Che nel frattempo tanto le balle di insilato me le inizio a caricare qualcuno io poi. Fai come se fossi a casa tua, tu stai a casa tua quindi. Vedi che se c'è bisogno di attrezzature per tipo l'erba, queste cose qua, ci abbiamo tutto. Sono missioni di semina e di irrogazione. Grazie, grazie. Io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Esatto, come ha detto Maurizio qua con il sound alert 120 lire, lavatori, impiegatura e stiratura. Mo' piano piano sto investendo un po' di. Faccio con questi oggetti o ci hai dovuto in varma? Quale missione è? Se seminatrice, da seminare sì, la piantatrice. Irrogatrici e seminatura. L'iroratrice ce l'ho, sì, ce l'ho. Puoi pure prenderla direttamente in farm. Servirebbero i permessi, però, se non posso farlo. Ah, aspetta un attimo, hai ragione. Sono completamente Se dimenticato. no fai tu, guarda. No, no, aspetta, aspetta. Ecco qua. Mi sono completamente dimenticato. Infatti dicevi, scusami. Caiman e Lori. Dobbiamo un po' cercare di invogliare Maurizio a fare qualche live, ma poi ogni tanto a lasciare pure il PC libero. Hashtag PC for Eliza. Fammi raddrizzare un po' meglio qua, altrimenti quando scarico le balle me le devo andare. E purella. Allora, vediamo un po'. Oppla. Non ce ne sono, è solo segnalazione e meno male che Maurizio c'è. Bazzum bazzum Maurizio c'è. Bazzum bazzum Maurizio c'è. Bazzum bazzum Maurizio Max parla un pezzo. Comunque mi sistemo. Ho fatto diciamo un mezzo pasticciotto qua, però lo posso riparare perché ho messo le balle da una parte al pecorarium qua. Però mo vado con la forca e inizi a piazzare un po' sul trigger, così inizi a prendere pure Dai, qualche. puoi mettere anche in fila, però finendo piano Eh sì, ma io siccome ho creato le balle, quelle lei circolari sono quelle grosse, non sono riuscito a farle passare sul passamano. Allora mo me le sposto io man mano e inizi a prendere qualche pecora, così si recupera anche un po' di. Elisa c'ha PC. Ah, allora sta. C'ha un signor PC, io c'ho una 1060, però tutto sommato. Ah, però, hai capito. La Elisa. Poi mi pare che sarà il suo compleanno fra qualche giorno. O se già. È passato il compleanno. Allora, vediamo se riesco a piazzare il carrellone qua. Ecco.
Ciccio Carollone KK. Maurizio, non so se tu hai visto i prezzi dell'hardware nell'ultimo periodo, sono proprio prezzi, non dico assurdi, ma costano un accidente, costa. Mamma mia, io penso che... quasi raddoppiati, penso che una 1060 che ho comprato a un amico quando gli ho assemblato il computer, l'ho pagata 180, mo costa 360, ma costa, aumentato proprio in maniera assurda i prezzi, mamma mia. Mi ricorda molto, mi pare, il 2012, quando c'è stato il fenomeno del mining. C'è stato proprio un periodo in cui non si trovava niente. Non ho sentito parlare di sto periodo. Io penso che avrei dovuto acquistare una 1060 per il solo utilizzo. E io pago! Offri tu quello rumore. dicevo che... perfetto. Che mi serviva per gestire il, la parte della live. Solo che costa troppo. Costa quasi il doppio. Oh, ragazzi! Abbiamo niente poco di meno che in chat il mitico Macho King. Caffè patacca, il caffè che spacca. Macho King. Com'è andata a finire la gara, Macho? Kaiman mi aveva accennato che eri in sesta posizione. Dici, Macho, com'è andata? Comunque, tanto considera, io ho una 3070 TAF. All'inizio, quando è uscito la serie 3000, l'ho presa subito prima che aumentassero i prezzi. Ah. E l'ho comprata tipo a 8,50, mi pare, una cosa del genere, come prezzo. Adesso sta a 1669. Mamma mia, cioè, ti rendi conto di quanto sono lievitati sti prezzi? Mamma mia. Mi avevi accennato, Kaiman, che eri in sesta posizione. Vabbè, ma tu c'avevi anche il problema del motore, il problema al motore, quindi ci sta che diciamo la tua gara non è andata proprio benissimo, però l'importante a me è aver fatto un po' di punti. Allora, io direi quasi prendiamo le pucurelle. Allora, prendiamo 8 mesi, ne prendiamo. Aspetta, però qua quando ci abbiamo a disposizione? Budget 25. Allora, facciamo così. Prendiamo le piccole. Ok. Per il momento ne ho prese soltanto 3 di pecorelle qua. Sì, e mo parte dell'erba l'ho raccolta, poi devo andare a fare anche l'insilato. Infatti mo ho fatto giusto qualche balla per le pecore. Ho fatto quelle lì da 180 a Macio, quelle grosse, e la restante poi lo faccio tutto ad insilata. Si è molla, perché poi siccome devo preparare anche la razione mista, ho visto che sulla live
Paranno, visto che la stalla automatizzata richiede parecchio materiale, allora mi inizio a creare un po' di balle di insilato perché mi torneranno utili poi durante l'anno qua. Bella grande la sala automatizzata, Sì. ci vuole parecchio che... Ha fatto un ottimo lavoro. Infatti, quando l'ho vista, sono venuto a fare il giro di perlustrazione per capire pure un pochettino come poterla portare meglio all'Ives, visto che il potenziale è altissimo. E poi per quello che vorrei fare io, cioè la farm bio, è ottimo perché c'ho i campi d'erba sopra e quindi poi con le stalle c'ho il concime, poi metterò sicuramente il bigia, il biogas per creare il digestato e quindi metterò un ulteriore attrezzo che mi permetterà sia di creare una farm bio, ma soprattutto di poter sfruttare anche trattori quelli là a metano, a gas, diciamo così, quindi insomma sarà un bel risparmio. C'è una moto d'erba che l'ho consigliata anche a Machoding, che è una fabbrica praticamente dove usi gli scarti della fabbrica per creare fertilizzante, semi, calce viva. Ah, devo vederla, quella là la metterò sicuramente sulla mappa PC, che questa qua essendo in crossplay e in PC diciamo non l'ho lasciata un po' così, un po' scarna. Allora dice ma ciò prende anche le No, non è un balle. modato ufficiale, però vale anche per console. Ah, ok. Ti saluta Macio, sì, Macio, in effetti è la stalla automatizzata, sì, quella nella quale ti ho detto quella lì che c'ha pure Wopparun. Praticamente tu carichi il materiale negli spazi appositi e lui poi gestisce da solo l'alimentazione delle mucche. Ciao Maso. Eh sì, ed è costa pure tantissimo, eh. Che però fra l'altro è comoda per certi versi perché tu comunque seppure ti scordi di andare a rabboccare le mangiatoie, non hai problemi perché c'è stesso il robottino che ti esce, mi pare che ha dei sensori che insomma che rilevano quando c'è la mancanza di cibo e quello va continuamente a rabboccare. È ottimo, è costato pure parecchio, fra l'altro. E poi sta Zappaland è un capolavoro, eh. Ha fatto veramente una farm degna di Dallas. Non so se qualcuno di voi si ricorda quella serie televisiva degli anni 80. O La casa della prateria. Qualcosa del Deve genere. essere mia. Qualcuno che si sta andando a googolare queste notizie dirà mamma mia la preistoria, ragazzi, però erano delle belle serie televisive insieme ai chips,
a Supercar, a MacGyver. Sì, Dallas, come dicevo alle mie amiche, Maurizio. Questo è bello, Mori. Da. Io l'ho capito. Però all'inizio non l'ho capito, poi dopo l'ho riletto con la coda dell'occhio e ha detto ah, allora dopo l'ho capito. Poi quale altra serie televisiva c'era che trasmetteva durante la giornata, durante la mattinata? I Chips me la ricordo, beh, quella Supercar MacGyver. Una volta conoscevi. Ad una gli dicevi ti piace Dallas? Dalla, il cantante. Questo è sottile, ma l'ho capito. Che poi ci hanno girato anche IT, bravo, che su Lucio Dalla ci girarono anche il film Borotalco, che qualche giorno fa in TV hanno detto che il film ha compiuto 40 anni con Eleonora Giorgi e Carlo Verdone, che la colonna sonora, se non ricordo male, era di Lucio Dalla e gli Stadio, che poi ho scoperto che gli Stadio erano la band del mitico Lucio in uno speciale su Lucio Dalla, il grande Lucio. Ehi, team. Rotola, rotola. La rotoballa rotola. E di pa pam pam pam. Ragazzi. I chips erano belli perché poi c'era Ponciarello, che era il tipo più esuberante. E Baker, che invece era quello lì più riservato. Tizio, lo stavo vedere mio padre adesso in televisione. Che poi Baker, fra l'altro, era quello lì più riservato, ma pure lui con, diciamo così, era quello che era molto sto cercando il termine giusto, molto ben visto dalle donne della città di Los Angeles là. E poi chi di voi si ricorda la mitica serie televisiva Happy Days? Qualcuno qua dirà wow, Happy Days, dove c'era il mitico Fonzie che faceva ehi. Ci sono certe serie che non hanno mai fatto vedere come finivano. Io dico anche come dei film non ho mai saputo come è il finale. Perché quelle magari quelle serie lì non le hanno, diciamo così, fatte vedere per intero. Io per esempio Lupin ho rivisto tutta la serie su Prime Video, ma tante di quegli episodi non me li ricordavo. O forse diciamo che per una questione di, chiamiamola così, codice etico, magari l'avranno tolto delle parti, diciamo così, un po'
meno adatte ai bambini. Anche se, per esempio, pure Lupin, come altri cartoni animati, la Mu, io ho scoperto che erano serie televisive. Oggi, se si parlava di età consigliata, mi pare 16 anni. È roba che noi eravamo bambini e abbiamo guardato quelle serie televisive. Sì, Oh. infatti anni 80-90 non c'era questo problema. Con le leggi di adesso, anche Sì. le scene di sangue, per esempio, non possono farsi vedere. Sì, questo sì. Drift, buongiorno. Sempre Qua. guerriero. In questo momento, caro Drift, qua ci abbiamo il mitico Cayman che ci sta dando Ah, una mano. bellissimo. Una grande mano. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Buongiorno e grazie per aver fatto suonare lo spot del mitico I Piani Gaming, ma per tutti noi lo conosciamo, ormai I Piani Bio, ma noi lo conosciamo come I Piani Gaming. Adesso andiamo a spiare un pochettino cosa sta facendo Lori. Ciao Ido, buongiorno. Ita, grazie. Caspita, Ita, scusami. Ci ha proprio fatto caso. Saltellare, saltellare. Questo è il famoso salto dell'orsacchiotten. Qua su farm però bisogna fare un bel po' di esercizi. Ecco. Se fammi che c'è il biatten. Molto piatten. Ecco qua, arriva anche lo shootout per Ita. E voilà, les jeux sont faits. Ita, se vuoi venire in live, puoi venire anche tu in game. È crossplay, quindi è aperta anche ai giocatori di PlayStation e Xbox, quindi da consoles. In questo momento Cayman sta guidando, vi faccio vedere la targa del mezzo, ma voi non dite nulla, mi raccomando, non dite nulla. Pensi che lei ce l'ha proprio Si vede la targa? Non vi ho detto niente. Ok, Cayman, vado un attimino a terminare di fare un'altra fila di balle di insilatos. Ritorniamo in Farmers. Ecco qua. Vediamo se c'è qualcosa nel mercatino dell'usato che ci può interessare. Trattore no. Aspetta un attimo. Ecco qua, forse ho digitato io male il comando 21. Dub Logistica 1 Twitch, guarda questo qua. Dub
Dub Logistica 1 Twitch. Ci sono alcune mod da scaricare e poi dopo ti fa entrare. So poche mod, credo una decina. No, non ho inserito ancora il comando. Ora vi faccio rivedere. Allora, il server è questo qua, Dub Logistica 1 Twitch. Basta iniziare a digitare Dub, DAB, e poi dovrebbe comparire il server. Dovete abilitare crossplay, sì, password, no, eccetera, eccetera. Ho messo filtri molto pochi proprio per far sì che potesse essere facilmente trovabile. Drift, io sto utilizzando, non lo sto utilizzando Discord, sono nella chat vocale del gioco. Lo faccio per evitare di accavallare le comunicazioni. Vieni da noi. Vienici a trovare. Vieni, vieni, che c'è da lavorare. A voglia. Oh, eccoci qua. È entrato Sir Drift 3131 nella nostra party station. E siamo in fervida attesa di sentire la mitica voce, The Voice of the Drift. Oh yes, oh yes. Come dice il grande Macho King, com'era? Pane, patacca, la dentiera che si stacca? Anzi, come dice Lupin, se non ricordo male. Ma il nostro motto è sempre quello che quando vi sentite un po' spossati, vi sentite un po' stanchini, ci vuole una bella tazzina di caffè. E qual è il miglior caffè del monte? Caffè Patacca, il caffè che spacca. Oh, K! Allora, Drift, eccolo qua. Allora. Gestisci i contratti. Benvenuto, caro Drift. Puoi fare contratti oppure eventualmente puoi venire a fare un po' di insilato qua sopra, così io nel frattempo mi finisco. Mi inizio a raccogliere un po' queste cose qui. Basta, puoi prendere anche un trattore che sta nell'hangar e puoi salire su. Ma non è il mic Drift. Se hai l'opportunità di collegare un microfono, bene, altrimenti basta mi pare il tasto T. Digiti, premi il tasto T e si apre la chat. La chat da digitare nel gioco, sì. No, questo non disegniamo. Ok, Ita. Salutami Fernbus quando entri in live. Poi Andrea 80 Biella sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Poi la super direttorissimo qua, adesso i titoli si sprecano per Andrea. Ultimo titolo di ieri sera qual è?
Era illustrissimo, super ministrissimo. Grazie per il ride e grazie soprattutto per essere entrato in Lives, caro Andrea. Ok, Ita, quando vai da Fernbus mandagli i miei saluti, poi ti ho detto appena finisco la live, se ancora in Lives, gli faccio il ride. Drift, allora, siccome non ti sentiamo, dovresti andare. Allora, diamo il comando, dov'è? Nel menu del gioco dove vedi i contratti, la penultima icona, cioè una rotellina. Devi andare lì, scorrere in basso e mettere in modalità input vocale, attività vocale. E vedere se va, perché noi non ti sentiamo. Però eventualmente, se non hai il microfono inserito, allora premi il tasto T e puoi utilizzare la chat del gioco, quella lì, per digitare. Quindi almeno in tempo reale riusciamo a leggerti. Però di buona vocale, cioè, non vorrei che avesse il volume della chat vocale al minimo. Può darsi. Ma lui ha giocato con te in multiplayer, giusto? Se non ricordo male, su Farming. Sì, dobbiamo giocare io insieme. Però non utilizziamo Discord. Ah, ok. Quello di default mi pare che il gioco mette sempre al 100% il volume del microfono. Io non lo tocco mai, infatti, in caso lo disattivo, ma il volume rimango sempre gli stessi. Eh sì. Appena ho la disponibilità economica devo prendere un piccolo trattorino per mettere le balle di d'erba alle pecore, perché questi trattori, siccome sono parecchio alti, toccano sotto la pensilina e lo spazio di manovra è abbastanza ristretto, e quindi mi tocca prendere qualcosa di più piccolo, un muletto. Allora, Drift, puoi fare sia i contratti e sia ovviamente puoi fare altro, insomma. Se prendi un trattore, puoi, al limite, puoi venire a continuare qua a fare le balle di insilato qua, sulla parte alta della fava. Ovviamente, per chi non conoscesse l'amico Drift 3131, Kaiman underscore lo underscore re, l'amico Ita 2165 e tutti quanti gli altri, ovviamente vi invito come sempre a scambiarvi un bel follow, così diamo anche una mano anche all'amico Andrea Biello, ovviamente, e ci diamo una mano fra noi, diciamo, streamer poco conosciuti, così permettiamo anche a chi magari all'inizio di poter arrivare anche all'affiliazione a Twitch. Kaiman, comunque, appena sei arrivato tu qua è iniziato a piovere. Non posso acqua. Eh sì.
Mamma mia. Sta diluviando. Resettare c'è. Ok, vai tranquillo, Andrea. Ci becchiamo nella tua live, dai. Non ti preoccupare. Buona continuazione di giornata, carissimo. E buona carica pappatoria. Anzi, carica batteria pappatoria. Per più tardi. Ah, sei caduto, scusa, avevo capito che stavi andando a fare carica batteria. sì, ancora qualche balla d'erba, sì, per le pecore, sì, falle tranquillamente che... Tante poi più o meno il numero di balle di insilato le ho fatte, quindi sì, mi servono. Grazie. Tornano sempre utili. Almeno mi faccio una scorta. Com'è andata a finire poi ieri sera la lunga trasferta, Andrea? Visto che con la neve, con la moda della neve anche su ETS hanno ridotto anche l'aderenza all'asfalto. Me ne sono accorto ieri sera. Figurati che la stessa cosa pure Andrea, pensa che all'inizio sta mod della neve non era così. C'era prettamente, diciamo così, un fatto ottico, insomma, visivo. E poi dopo l'hanno reso molto più realistica. Infatti ho visto dei video di streamer bravi che facevano il drift, che si divertivano a fare testa coda, questa cosa qua. E anche a febbraio e Natale. C'è stato un periodo che anche ad aprile mi pare che c'era ancora il nevischio. Vatti là, mamma mia. Poi grazie a Vita poi mi disse: guarda Tab, che tu con questa funzione qua da multiplayer track SMP tu puoi disattivare la neve. E così, grazie al suo consiglio, la famosissima Vita da limonata, è una bravissima streamer che ogni tanto fa anche lo stream, e lei mi diede questa soluzione. Infatti da allora, quando c'era il nevischio, l'ho sempre disabilitato. Poi ogni tanto l'ho abilitato, ma era un po' fastidioso. Diciamo che quest'anno deve essere arrivato un po' tardi. Effettivamente, che poi la mod della neve non sono riuscito a trovarla, o meglio credevo che fosse inclusa nella, diciamo così, nel multiplayer. Invece poi mi sono reso conto, a quanto pare, che va scaricata separatamente in punto interrogativo, o sono stato io che... Ah, ok, ecco, allora perciò non la visualizzavo, diciamo così, la neve, che devo scaricare la loro mods. È tutto abbastanza chiaro. Ora lascio la parte restante qua, la lascio a drift, che l'erba mi serve soprattutto per le pecorelle qua,
Mi finisco quest'altro pezzettino e poi inizio a raccogliere. I semi d'altro c'hai il silo Silvana o dove comprarli? I semi non ne dovrei avere in farm, quindi magari se ti riesce prova ad acquistare i sacchi, perché mi pare che si risparmia qualcosina rispetto ai pallet. Sì. Bicarbonato di sodio. Ah, e questo per esempio non lo sapevo, Andrea, della cartella mod multiplayer. Io per esempio non l'ho mai trovata sta cartella mod, ma va creata o forse qualcosa che non ho aperto, qualche sub directory come si diceva quando c'era MS-DOS. E sarebbe quella lì che mi pare sta in documenti. O è la cartella proprio dove c'è l'installazione dell'applicazione. Che questo mo così mi hai fatto venire. Ah, ok. Quella lì l'ho vista. Allora si vede che non l'ho aperta completamente. Perché solitamente vado nelle sub directory e mi vado a vedere tutti i vari files, però evidentemente la non ci ho prestato attenzione. Mazzu, non si finisce mai di imparare, grande Andrea. E allora il titolo, quello di ieri sera, era azzeccatissimo. Ah, ecco, perfetto, allora mo è tutto chiaro, va comunque creato. Ok Vin, come dice il nostro Macho King. Ok Vin. Ah, ok, perfetto, quindi ho capito, va comunque creata la cartella. Beh, giustamente se non si crea la cartella quella non... però forse non ci ho prestato attenzione, però mi pare che su forum o non l'hanno messa sta cosa, boh. Comunque grazie per la info, perché poi almeno se devi installare la mod invernale pure per provarla un pochettino, insomma, non devo sbattere la testa a destra e a manca per capire che ho mancato qualche passaggio. Rift, un altro po' di pazienza, scarico sta balla, poi inizia a liberare il campo dalle balle, quelle là residue. Questo sposto qua. Occappa. Macho Kings. È troppo silenzioso Macho Kings. C'ha le pile scariche, come dice la canzone di Carletto il principe dei mostri. C'ha le pile scariche, c'ha le pile scariche, luna piena lassù e l'uomo lupo ula. Carletto il principe dei mostri. Ah, mamma mia, un altro cartone animato di quel periodo là, anni 80.
I bei cartoni sono stati quelli anni 80. Dice. Anche un bambino da parte dei robot. Eh sì, Macio ha detto che sta in sala relax. Ok, Macio, allora visto che ti trovi in sala relax, dopo portaci due pasticcini qua. Portali soprattutto a Drift e a Cayman che stanno sui gambi qua. Le Pringles le hai prese, Macio? Ieri durante la live mi ha fatto morire, Macio. Mi ha fatto. Ogni tanto lui diceva, ma si sente scrocchiare? Ho detto, no, non si sente perché io no, sto mangiando le Pringles. Ho detto, Il caffè patacca, il caffè che spacca. oh. Esattamente, il caffè. Il caffè per eccellenza si chiama caffè patacca. A differenza di quello che si potrebbe pensare, è un ottimo caffè. È il caffè migliore del monte. Patacation. Ui, Ale, grazie per ieri sera, mi hai fatto con la tua imitazione del mitico Lorenzo Cherubini, mi hai fatto morire, grande. Ragazzi, per chi non conoscesse l'amico Ale, ecco, vi invito a passare nel suo canale perché, a parte che, insomma, è un bravo streamer, e poi, ovviamente, io vi ho anticipato una cosa. Per gli amici del grande Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, ecco, lui potrebbe essere la voce, potrebbe fare il doppiatore di Jovanotti. Dovrebbe fare una cosa ben dedicata. Grazie Macio, grazie per il show. Ehi. Ale, qua gli streamer siamo tutti, diciamo così, voi siete tutti bravi streamer, io sono apprendista. Oh, Pitti! Mitico Sì, Pitti! Buongiorno! anche se come si chiama. Presa farming! Allora, ti vedremo finalmente. Ti vedremo prossimamente anche a te sfrecciare sui campi qua. Pitti, c'è il capo qua. Sto liberando un attimo la strada Drift qua che sta facendo le balle d'erba perché altrimenti. Drift, non so se si vede sullo sfondo, eccolo qua, facciamo vedere anche un po' il mitico Drift che si sta dando da fare qua con le ballozze d'erba. Almeno con questa scorta qui ci avrò le pecore che avranno da mangiare per almeno un anno, forse più. Oh, ragazzi, please stand by, please stand up for Eliza. Buongiorno, mitica spadaccina, la spadaccina per eccellenza. Sei fatti un colpo. Mi raccomando, fate i bravi perché Eliza c'ha il ban facile. È una bannerina, una banneriners. Ultimamente ha preso l'abilitazione, la laurea in scienze del banning e del kicking, che significa forse pigliare a calci.
E quindi, quindi fate i bravi, perché se si arrabbia, se non volete i liberi diabetici. Ma c'ho occhio che Eliza poi fa anche il sorpasso, fa il sorpasso in curva e arriva prima in classifica, quindi è sempre la super spadaccina per eccellenza. E quelli, come si dice, sono i famosi figli d'arte, no? Anche se dobbiamo dire che ultimamente la leva ha superato il maestro. Quindi Ocho, come dice il mitico Macho King, il nostro supereroe. Ah, e vabbè, guarda Ale, basta che clicchi, vai nelle impostazioni del, vai contenuti nello stream manager, vai in contenuti e poi vai su clicca su apri gestione di, aspetta, no, aspetta, com'è? Contenuti, grazie. Allora, contenuti, video producer, poi selezioni il video che non vuoi far visualizzare, metti il quadratino, la sputa nel quadratino e poi fai non pubblicare. Così tu ce l'hai conservato lì e se vuoi puoi anche pubblicarlo fra 30 anni, fra 20 anni, in modo che non lo perdi, capito? Quindi lo volendo lo puoi anche caricare nel tuo canale YouTube e lo tieni là come file di backup, che se ti serve tu ce l'hai pronto là. E beh, Ale, è come capita, però ci siamo divertiti, dai. Se meno male che Maurizio c'è, Maurizio Max, poi qua prossimamente arriverà anche il sound alert di Eliza e quindi poi ci sarà un Eliza versus Maurizio Max, chi vincerà il premio di sound alert. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Oh via, abbiamo fatto anche la scorta qua per la stalluccia. grazie per chi ovviamente ha fatto suonare lo spot pubblicitario dell'amico I Piani Bio. Grazie. Andiamo però adesso a far vedere un pochettino il grande lavoro che stanno facendo qui sui campi. Cominciamo dal mitico Drift. Che sta facendo la Agility Tractor. Che effettivamente sta trovando veramente un percorso che ho fatto io, diciamo così, un po' non molto fatto bene. Eccolo il mitico Drift.
Allora ragazzi, per il mitico drift vi chiedo di mettere 5 icone di quelle lì con le mani alzate. Su, su. Ma 5 mi raccomando, non più di 5, altrimenti il bot poi va a finire che si offende. Vediamo un po'. Se meno male che Maurizio c'è, su su, anche voi moderatori, dai. Voglio vedere 5 manine per drift. Su su, non siate timidi. Che non si paga. mica questo. Ma ce l'ho queste qua, va bene anche questa. C'è proprio, va bene dai, diciamo che sta riscuotendo successo Lift, perché sta facendo il lavoro, il cosiddetto lavoro sporco, perché qua in salita ad andare a gli occhi mi spoglia spogliatoio. Ma almeno spero che almeno Maurizio patacca il caffè che spacca. Ecco, perfetto. Stavo appunto chiedendo, ma qual è sto caffè? No, perché gli altri caffè sì, sono buoni, ma il caffè patacca è quello migliore. E adesso andiamo da Cayman Lori. Il trattore di Macio. Ah, è giusto. Attenzione ragazzi, adesso noi ci spostiamo, facciamo l'inchino a drift e andiamo a vedere un po' Cayman cosa sta facendo. Ragazzi, vi dico solo questo, c'è il trattore con la targa Macio, quindi mi raccomando le manine, mi raccomando. Io non vi ho detto niente. Allora, adesso ci trasferiamo e andiamo a vedere Cayman. Eccolo qua, ragazzi. Il trattore sulle manine. Vediamo un po'. 5 manine, su, su. Vi faccio leggere la targa e non facciamo nome, Avete letto qualcosa là? Mi faccio la targa da vicino. Io non vi ho detto niente. Oh! Guarda un po' qua le 5 manine a quando hanno letto la targa di questo mezzo, non so perché. Incidente in diretta. Comunque qua si sono alzate subito le 5 mani per questo trattore. Non so perché. Sarà forse per la targa? Lo scopriremo. Bellus quando vivi l'Ocus ti ci fa chi con chi sciatta le risate con sé fa perché tu sei Bellus. Sì ragazzuoli, c'è il mitico Macho Kings. Oh, ma qua le manine non si sono proprio. Ho visto delle manine rosse qua quando ho fatto sulle manine per questo trattore qua. Cayman, caspiterino, ma o sei il re qua della domenica? Hai vinto il titolo del Mister Caffè Patacca? O questo mezzo c'ha qualcosa di speciale? Ma chissà, forse è quella targa. Sicuro, o forse è il conducente che è molto conosciuto. figurati che pure Maurizio Max addirittura ha messo su le manine. Se meno male che Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio Max.
El Gigio. El Gigio, non so se non l'ho letto, scusami caro El Gigio. Bonjour, Grazie, grazie. Io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Effettivamente aveva come si dice, una divisa, un abbigliamento molto strano. Oh, abbiamo recuperato 8.000 euro. Vabbè, e adesso però, bando alle ciance, o ciancio alle bande, ritorniamo subito, subito a fare il nostro lavoro. Andiamo a prendere il trattore, che quel trattore per il momento lo sto guidando solo io. Il mio trattore preferito. Dov'è sto trattore? Trattore, dove sei? Si è perso il tratturo. Trattore? Io? Trattorino, dove sei? Facciamo così. Eccolo qua. A posto. Uè, Ale, grazie per i bitterozzi, grazie per il Brigitte Bardot qua, grazie per il sostegno. Ah, devo andare a recuperare ancora un po' di altre balle qua. Allora, mo vado a recuperare le balle di d'erba qua, così inizio a liberare la traiettoria o la trajectoire al mitico drift. Oh, però guarda quel trattorino come lavora forte. Giusto per questo, ragazzi. Aleasso Allegragia, ha appena brindato con 5 caffè. Grazie mille. Cir 5 2020 Vaibis. Grazie mille. Mitico. Mitico Ale, grazie. Grazie di cuore. Ragazzi, allora, adesso vi faccio leggere la targa di questo mezzo e vorrei altrettante manine su per la targa del mezzo. Siete pronti per la targa del trattore? Mi raccomando, eh? Io non vi ho detto niente, ragazzi, guardate questa targa e fate salire su le manine, su, dai, dai. Ragazzi, qua ci scatta il ban, eh? Scatta il ban anche per me. Quindi, Sì, è il bando canale. alzate le manine pure per me, dai. Siete generosi. Macio, occio che c'è la super spadaccina che qua stamattina ci tiene tutti sott'occhio, eh? Ci banno a me, a te e tutto il resto. Che poi tra l'altro sta macchina è la prima macchina che ho acquistato, quindi il primo trattore che ho acquistato. Ed è quello che per il momento sto utilizzando soltanto io. Per cavalleria, per paura che la spadaccina qua ci banna tutti quanti. Non a caso ci sono i punti sospensivi, qualche punto sospensivo e punto esclamativo. A finire che Elisa ci depenna qua. Voi avete fatto arrabbiare Liza, perché non ha visto tutte quelle manine che ha visto per il trattore, quell'altro blè, non posso dire la targa. Su, alziamo un po' di manine qua, facciamo vedere un po' di manine. Altrimenti qua Liza fa il ban per due. Grazie.
Il bando vale doppio qua. Da 15 giorni diventa un mese. Grazie, grazie. Ma ce lo sa che quando Eliza passa trema tutta la città. Oh drift drift. No, aspetta, come? Oh macio macio, non lo sai che quando passa Eliza trema tutta la città. Arriva il ban, ma pure il kick, e se non fai il bravo le ti bannerà. Oh la la, mamma mia. Clip clip clip. Nuovo sangue creato. Clip, grazie. Sarebbe poi in effetti Lady Oscar versus D'Artagnan. E ma io so che Lady Oscar, stavo dicendo Lady Gaga, Lady Oscar con la spada era terribile. Se la memoria non mi inganna. A proposito di Lady Oscar, quasi quasi. Allora, faccio così. Oh Lady, Lady, Lady Chiara, a che in un ranch ridere ci fai? Oh Lady, Lady, Lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Oh Lady, 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 oh Lady, Lady, Lady Chiara, oh Lady, 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 oh Lady, 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 Lady. Error 404. Andiamo bene, andiamo. Oh mamma mia, ragazzi, no beh, è certo. Do. Mi sono ingastreto. Facciamo le manovre alla ETS 2 o Euro Truck Simulator 2. Anche se alla fine, caro Cayman, non so se l'hai notato pure tu, ma qua guidare i mezzi su farming è veramente un'impresa grandissima. Mamma mia, fare una retro qua anche con lo stesso camion. Vabbè che qua deve essere ancora migliorato, quindi ci sta pure che... È vero anche che bisogna vedere anche le dimensioni della farm, perché se la farm è piccola, i mezzi grandi non ci va d'accordo. Questo sì, però comunque si sta sempre il fatto che il camion in teoria dovrebbe avere più o meno lo stesso tipo di sterzate, diciamo così. Però parliamo di un gioco che è un simulatore prettamente di mezzi pesanti con uno che è generico, diciamo, di cose di farm, quindi ci sta pure che non è particolarmente simulativo. Allora, mo vado a prendere un attimo l'acqua al fiume qua, perché al momento qua
le fontanelle con l'acqua costicchiano. E quindi poi prossimamente poi metterò pure qualche fontanella qua, che ci sono le serre, qua ne che posso arrivare a fiume sempre. Quindi c'è una botte blu nel... quando vai a piazzare le serre, c'è una botte blu da mettere a fianco alle serre, anche sì, per una cisterna in più. Ah, ecco. Tu ricarichi quella cisterna, così almeno sei a posto per un po'. Infatti mo la vado a riempire al fiume, perché la cisterna è vuota, ho visto che inizia a scarseggiare un po' l'acqua all'interno della serra. Dovrebbe stare andando quella cisterna, però almeno fa un serbatoio più grande per le serre. Eh sì, ah, quello c'è il serbatoio supplementare, solo che al momento non so se è compatibile pure per console, quindi è per questo che non l'ho ancora. Sì, fa parte dei mezzi originali del gioco, non è una mod. Ah, ok, allora se è così. Sì, pare che la categoria è Silos d'espansione, se non ricordo male. Sì, dovrebbe essere Silos d'espansione. Dice Maurizio, giustamente, se l'acqua è poca, è a papere un gallic. sì. È vero, è vero. Le ver, come dicono gli amici lombardi, che saluto. Ma saluto a tutti gli amici che in questo momento ci stanno guardando e che mi stanno sopportando per un certo verso qua. Se e... meno male che Maurizio c'è, Maurizio c'è, Maurizio Max zum. E alla fine stanno facendo tutti quanti il tifo per Maurizio, ma poi quando arriverà anche Sound Alert di Eliza, poi faremo lo scontro diretto. Dovrei fare un sondaggio? Eh sì, oh, faremo proprio in base a quante volte verrà suonato, diciamo così, un Sound Alert, e quindi ci sarà il premio di Super Spadaccino dell'anno, anche se il premio Super Spadaccino a prescindere va a Eliza, altrimenti ci banna. E quindi lei vince il super premio e poi vediamo un pochettino, cioè parte già con 700 punti di vantaggio. Vedi che in farm ho installato un distributore di benzina, non so se hai utilizzato quello là. Sì, sì. Ah, ok, no, perfetto. Ricaricare il fertilizzante si trova sullo stesso trigger della pompa della benzina, quindi io dovrebbe andare. Ah, ok, no, non fa niente, non ti preoccupa, va bene. No, anche perché la metà bisogna anche per benzina, io. Sì, sì, quello inizia a consumare parecchio, quello. Quello il trattore del Macho King, non so perché, ma consumano accidenti. E quindi. Beve molto carburante, molta naffata. Il diesel. Masha ti sta rubando tutte le cose. Ma dove siete? Su ETS o su farming? Eliza, dove stai facendo le consegne? Stai facendo le... ETS, sicuro. Ah, è vero, perché lei sta ancora in fase di espansione. Giusto. La mitica Eliza. Che quando ha visto il capitale aziendale dell'azienda... che c'ho io, ho detto mamma mia, ma quanti soldi c'è? Ha detto sì, questi però sono soldi che sono stati accumulati nel giro di 3 anni. Ci vuole, infatti, dopo quando hai creato una flotta
Io pure all'inizio, sai come facevo, come ho fatto per far crescere l'azienda? Ho comprato il primo, vabbè, ho fatto all'inizio, tu fai sempre i contratti, quelli lì da dipendente all'inizio proprio. Poi una volta che la banca mi ha concesso il prestito, il primo mezzo che ho acquistato era il Liveco, quello là il più economico. Da lì ho iniziato a comprare. Lo step successivo è stato quello di acquistare il primo garage in un'altra, in un altro stato, quando ho potuto. E quindi diciamo che l'ho messo il primo garage, io siccome la sede l'ho messa a Napoli, il primo l'ho messo in Sicilia, e mi sono esplorato la Sicilia e man mano a risalire verso Napoli, e poi l'altro quando sono arrivato nelle zone di Firenze ne ho messo un altro lì, e ho iniziato pure lì man mano a far crescere l'azienda. E che facevo? Quando acquistavo un garage nuovo, ovviamente lasciavo il mezzo che avevo in dotazione, lo lasciavo a disposizione nel garage, giustamente, perché altrimenti l'autista, se non gli dà il mezzo, dopo due mail che ti manda lo perdi definitivamente, cosa che mi è capitata in passato. E quindi alla fine, poi dopo, facendo sempre così, arrivato al quinto garage, poi i guadagni sono aumentati. Sì, poi dovrà poi anche comprarli sempre che vai dal concessionario. Esatto. Oh! Ho i 5 garage? Non ho capito, scusa. Mi inizia a comprare direttamente senza le file al concessionario. Esatto, sì, l'acquisto online. E allora approfitto per... Ah, sì, Ale, grazie per essere passato. Ale, questo lo facciamo da qua. Grande Ale, grazie per essere passato in Lives. E poi ci becchiamo nel tuo prossimo concerto. Vi grazie. Grazie ancora per il supporto al canale. Brecco brecco. Buona carica Pappadoria, caro Ale Asso, e ci becchiamo poi da te. KK. Ciao caro, un abbraccione e buona continuation di giornata. Gigawatts. Eh sì. Quasi quasi sta balla di insilato la vado a vendere a biogas, vediamo quando riesco a recuperare. È piccolina, ma sono sempre soldini qua. Nel 17 e nel 19 era l'insilato il guadagno maggiore che faceva fare. Il 22 ancora non è stato eseguito un test e i prezzi, sì. Eh sì, perché per esempio sul 19, io che ho iniziato sul 19, per esempio là con i cavalli, i semi di soia, io là ci ho costruito un impero. E infatti la maggior parte di quei mezzi che ho acquistato li ho acquistati vendendo appunto i semi di soia. Ma io penso nel 22, se ci sono le produzioni, dovrebbero essere le produzioni. Sì, infatti le torte mi pare che sono quelle lì che fruttano di più. E là c'è scritto semi di soiola. sì. Là il problema è che i semi di soia ne produci pochi, però poi fruttano tanto, questo sì. Questo è vero. Ah, a proposito, ma mi sono scordato di vedere cosa si deve seminare, cosa si può seminare qua a marzo, se
frumento, queste cose qua alla maliscia. Ma mi devo vedere un attimo una cosa. Allora, andiamo un po'. Allora, avena. Avena, quella mi può interessare. L'avena dovrei piantare. Eh sì, nel campetto. Ui la. Ui, macio. Gigi. Oh, zigigi. Grazie, macio, per il Gigi. Gigi robot d'acciaio. Vediamo un po' con questa balletta quando riusciamo a recuperare qua. Tanto la stalla dovrebbe essere a posto con le balle di insilato. Anche se poi devo fare una scorta enorme, quindi spero che escano anche delle mod che ci permettano poi di poter conservare le balle, come c'era sul Farming 19, che qua al momento nisht, ma comunque aspettiamo fiduciosamente. Dici dei campagni automatici che prendono le balle? Eh sì, quelli lì che tu li appoggiavi a terra e loro te li sistemavano automaticamente. Sì, sì. Ma ci sono altre funzioni, come sarebbe anche lo sticcatore che metterebbe a completare il forno in pieno. Bravo, vabbè, diciamo che più o meno con il fieno, se compri il macchinario giusto, tipo il taglierba della Kun, sai, avendo le lame grosse, tu più o meno il taglio lo fai anche in maniera abbastanza veloce. Il problema è quando vai di fretta e tu magari con il carrellino lo vai a... a caricare e a scaricare è un po' più lungo fatto. Beh, non se l'è preso questo. Ah, forse perché il biogas non è mio, allora me lo porto, se è così, lo porto direttamente al mercante di bestiame qua. Nella mappa francese invece devo fare uguale anche con il tuo. Ma infatti, qua invece se non acquisti. Ma quanto costa sto biogas? Ma fammi vedere un po'. Vediamo un po'. Giusto per curiosità, perché. Perché. Vediamo un po'. Ma non lo fa comprare, fammi vedere. No, non lo fa comprare. Ma il... sul ah, aspetta, sulla chiave. Ah, sì, sì, 400, quasi 480.000 euro. No, per il momento no. Non ho ancora. Non sono ancora diventato. Non sono ancora diventato zio Paperone qua. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Giustamente, Maurizio. Qua stiamo con gli stracci alla Ena di Cozzo e qua. Come si dice da quelle parti. A debito, macio, a debito o a credito? Io cerco di comprare sempre a credito e mai a debito. Ah, da anticipare, E quindi come stanno le cose, Macio sicuramente avrebbe comprato anche a credito qua. Ah, perché Macio non bada a spese. Avevo comprato tutta la mappa. Giusto. Qua diciamo che sono parecchio parsimonioso qua, l'azienda
deve cercare di rimanere sempre inattivo qua, altrimenti poi i fornitori qua ci bussano alla porta e dicono: senti, ma i semi come li volevi? In fronte oppure li volevi nel bicchiere? E dici tu, se non paghi non hai, giustamente, come anche dice il mitico Macio, se non spendi espandi, non ti espandi. Però qua i fornitori qua sono precisi, sono svizzeri. Gli piantatrici d'albe ce l'hai in azienda? Che cosa? I semi? Piantatrice no. L'ultima volta l'ho presa in affitto per un... Perché c'è commissione, allora facevo tre soggetti. Sì. Che mi sono reso conto che quella piantatrice che avevo presa era piccolina. Ma molto piccola. Non devi avere paura. Oui, Fernbus, buongiorno. Grazie per i biterozzi. E ben ritornato nel canale. Non so se ti sono arrivati i miei saluti, ma era passato Ida qua e ho detto: se riesco faccio il raid al mitico Fern che sta ancora in Lives. Se sta ancora in Lives, facciamo un attimo. Anche diamo il benvenuto al nostro mitico Fernbus 08. Avevo intravista che avevi, stai portando Fortnite stamattina. Bello, bello da starello. Ah, ecco. Come va la voce, eh? Che ieri sera stavi un po', stavi a tre quarti. Ho sentito un po' la voce un po' affaticata. Spero che si sia ripresa un pochettino la voce. Allora oggi pomeriggio, secondo me, dovresti fare time out, magari stasera direttamente. Almeno tieni la voce un po' a riposo. Sì. Ne hai fatte 3 o 4 ieri? Io ho più di 2, cerco di non farne più di 2 perché poi la voce si affatica. Ah, ok. Anche se ti avrei consigliato di farlo più stasera, perché magari avresti riposato di più la voce, però va bene anche così. L'importante è che non ti sforzi. Qui, block. Qui, mo. Oh. Ah, scemise. Stavo per ribaltarmi con il cassone dal venditore di animali qua, sempre a scaricare in sileto. Vediamo un po'. Mi sarei aspettato un po' di più, però tutto sommato non è male. Ci fa i conti sciatta, risate con sé, perché tu sei Fernbus. Esattamente, e lui è Fernbus. Ok, grazie, mo vengo a raccogliere. Eliza, ragazzi, vi dico solo una cosa: quando l'Eliza è silenziosa, come si dice a Napoli, è malacqua, è un brutto segno, ragazzi. Mi sa che sta, è pronta lì per bannare qualcuno di noi. Eh.
Ah, ecco. Ah, beh, ha ragione però, raga. Siccome sta guidando, vedete, è una persona molto coscienziosa. E questo va apprezzato, eh. E comunque l'Elisa Spadaccina l'ho scoperta io. non vi offendete, ma insomma, ci ho visto bene, ci ho visto. L'ho vista come l'ispettore Gadget, l'ispettrice Elisa, che risolve tutti i casi. Maurizio, grazie per essere passato a farci compagnia all'Ives. Buona carica batteria. Poi mi raccomando, trattacela bene a Elisa. O Elisa. E si ricordi se bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, Maurizio, e come si dice, ca, misura fresca, ha capito? Maurizio Max, Drift, vedi se riesci a trovare qualche contratto, perché al momento qua il grosso... Ah, a proposito, ecco, una cosa che si dovrebbe fare... il campo che sta sotto la farm qua, stavo pensando di seminarlo per raccogliere qualcosina. Allora, qua si può seminare. Al momento quello che più mi garberebbe sarebbe o l'avena oppure i semi di soia. Però quelli là si possono, beh, quelle poi me le vedo io. Al limite sì, vedi che c'è il campo, il campo 4, ecco, si potrebbe seminare là sopra. Allora, sul campo 4 se si può fare lì, avena, sì. Se magari qualcuno può andare sul campo 4, io il campo 4 l'ho già arato. Anche se molto in maniera non eccellenta. La Elisa Company, la Elisa Trasporti SPA. Un nome e una garanzia. Oh, ragazzuoli, si è fatto veramente un cuore così il mitico Drift per fare ste ballette qua su, e ve lo posso garantire, perché è stata una cosa, abbiamo visto ieri sera, anzi ieri pomeriggio, i Pitti e Macho King lavorare come le bestriche a tagliare, e quindi poi sto terreno è anche abbastanza complesso. Ok, sì, vedi che il mezzo allora ci sta il mo ti prendo i sacchi di calce viva, perché non so se ce ne sono. Allora, vedi che nel capanno sotto il capanno in farm c'è lo span di calce viva. Puoi utilizzare anche quello là.
su. E up and down, my body in this moment, moving on, shake it on, are you ready? E fai una cosa, allora, Drift, puoi pure svuotarlo vicino da qualche parte e poi dopo lo svuoto anche dalla carceviva. Poi dopo mi sistemo tutto io con calma. Mi ero proprio scordato che ci avevo messo il fertilizzante là. Dovrei aver raccolto tutta l'erbetta qua. Take the disaster. Carissimo, buongiorno, stavo dicendo buon pomeriggio. Abituate che le mie live solitamente le faccio il pomeriggio qua. Buongiorno carissimo Zappa, ben ritornato nella tua nazione qua. Quando è suonato l'inno abbiamo tutti quanti messo la mano sul cuore. Almeno io l'ho fatto, detto a finire qua. Il super presidente della Zappalandia qua a finire mi toglie la cittadinanza zappalandese qua e non mi fa zappare più. O è zappalandina. Oh, abbiamo fatto anche una bella scorta d'erba qua di Everest di Everons. Abbiamo l'onore ed il piacere di avere con noi il mitico super presidentissimo, la Zappa Storten, ja, wunderbar, ja. I mod sono tutti in mod hub, ok. Vabbè, tanto loro alla fine quando devono entrare nella partita comunque basta che fanno scarica mod, informazioni e poi fa scarica tutte le mod. Ottimo. Grande super maestro della Repubblica della Zappaland. Allora, mo andiamo a prendere il peso.
e mi vado a piantare il campo di sotto. Inizio a mettere un po' qualcosina. Il super presidentissimo stasera va in Lives per caso, presidente? Dici un po'. Allora, questa potrebbe andare più che bene. 165, 125, 110 un po'. Mi serve qualcosa di piccolo. Ho capo dire di prendere questo. Se quasi quasi la prendo a noleggio. Trentacinquemila. Oh no, non ce la faccio. Oh, cavolo. Mi sa che cambio programma. Allora, vediamo un attimo che potenza richiede la nostra. Seminatrice. 210, non ce la faccio. 999. Allora, fammi vedere un attimo una cosa. Se ho già rimosso le pietre qua. Ah, ecco. Devo rimuovere i sassi. Le saxu. Le caillou, ci va a lavare le caillou. Ma? Vado a fare qualche contratto, eh? Vediamolo. Un po' così ci chiedono. Allora, irrorazione, ok. Irrorazione, allora, accetta contratto. Stasera live di Garfossa. Ah, ok. Eh beh, vedi tu, tanto a me mi arriva la notifica quando vai in Lives. Ho attivato le notifiche come si, così come in tutti i canali degli amici e delle amiche streamers. Ehi, che ho fatto? Drift, scusami, dicevi, ho fatto dei... Ho letto anche a me, solo che mi sono perso il passaggio, quindi forse... Se ti riferisci all'irrorazione, mo mi faccio questo gambetto qua, mi faccio questo contrattino veloce. E poi dopo. Ah, dei sassi, il macchinario non me lo trovo. Infatti mi sa che devo lavorare come la bestrica. Per fare sta cosa. Ma mi faccio questo contratto. Voi a che punto siete, raga, con i vostri lavoretti là? Lavoration. Oh yes, oh yes. Quando dovremo far capire la zappa storta chi è, basterà dire Mister Oh yes, oh yes. E tutti diranno: ah, the zappa storta, yeah. Io conosco Mister Zappa storta. Conoscevo Oh yes, oh yes.
un comando della chat. Esatto, come comando della chat, invece tipo inno zap metterò oh yes, oh yes. E tutti quanti dico oh yes, punto esclamativo, oh yes, oh yes. Sapranno che si attiva il comando per far partire il sound alert di Zappa. Questi tre terreni dove stiamo noi sono strategici per fare tre colture diverse una vicina a un'altra. Quando ti metti una piccola fabbrichetta qua. Sono indiano poi. Bravo, esatto, poi non costano nemmeno tanto, fra l'altro sti campi qua. Quindi è un ottimo investimento. Infatti lì ho utilizzati su Farming 19, sul campo 19 infatti ci avevo messo la fabbrica per lo zucchero, la stalletta per i cavallucci, che là ti facevano guadagnare un botto di soldini quando li vendivi. Qua invece per il momento pare che non dia tutto quel indietro. I cavalli ti pagano il noleggio ovviamente. Eh sì, perché effettivamente là li vendevi e recuperavi 50.000 euro. Qua invece non ho ancora visto quanto danno, però a quanto pare ho visto pure nelle live, nelle registrazioni di Robimel, ho visto che non fanno fruttare tantissimo. Robimel 81, ovviamente se non lo conoscete così improbabile, vi invito a seguire il suo canale, che è un bravissimo streamer, insieme a Nick, insieme a Miticaccio e Nora24, ma ovviamente seguite i vostri beniamini streamer e soprattutto quelli là che sono conosciuti di meno. Come sempre vi esorto e vi invito a dargli una mano a far salire il loro pubblico, ovviamente a consigliare in maniera educata e pacata eventuali cose da fare, o più che altro suggerire, ecco, in maniera civile ed educata le cose. Oh ragazzi, Elisa ha sbagliato strada. È andato in Francia. Ok Drift, mo ti prendo un i sacchi di calce qua. Viva l'ore Cayman. Ormai questo è diventato il mio saluto d'ingresso. Quando entro nel tuo canale faccio sempre viva Lore, viva Lore. Oramai non puoi sbagliare. Poi se qualcuno viene ad imitare, allora vuol dire che forse la cosa funziona bene. E lei si è detto veramente devo andare in Francia. C'è quel detto che tutte le strade portano in Francia, e allora non ti preoccupare che a Parigi ci arrivi. Thank you.
Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram. Ah, addirittura, ragazzi, allora ho capito, il problema è, diciamo, di Eliza, allungato di qualche chilometro, forse allungherà almeno di 4-5 mila chilometri. Sta passando per la Norvegia, ragazzi. E allora fai una cosa, Eliza, se ti trovi a passare per la Norvegia, no, se prendi due polaretti, così quando arrivo all'estate, almeno ci dissediamo. Ragazzi, poi quando avete terminato, io mo finisco questo contratto, poi dopo facciamo QRT, come si dice in gergo radio. Mandiamo in termine la Lives qua, così. Sì, abbiamo finito i contratti, ne sono rimasti per due, ma non vale la pena farli. Vabbè, poi lo facciamo magari nella prossima Lives. Tanto faccio il refresh, poi mi sistema off camera la farm, così magari ci sta pure qualche altra cosina da raccogliere. Passando per... ah, no, scherzo. Allora ragazzi, niente polaretti, ha detto Eliza, ha bleffato. Azzurissimo, eccoci qua. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me, e tuzze tuz. Le tuzze tuz non può mancare. Azzurrissimo, mi sa che sta quasi, ha fatto l'aperitivo, mi sa. Azzurrissimo, ha detto, oh, faccio l'aperitivo, ha preso gli stuzzichini, ha fatto lo stuzzicafame e poi fra poco si scatena il leone. Il leone che va a Lione. A proposito, Eliza, ma tu devi andare a Lione per caso? Oh, Cayman ha finito? Sì, mi sa. Ok, allora mo vediamo un po' dove è Drift. Ah, Drift sta vicino alla farm. Ok, andiamo da Drift. Ti faccio un po' di lana. Non è che voli qua. E qua, qua devi fare il salto dell'orsacciotto molto molto lungo. Oh, sta facendo un po' di running, sta correndo. A proposito, prima di andare, di lasciare la live, vediamo un po' a chi fare il ride della domenica. Grande Drift 3131, un nome e una garanzia. Eh sì, infatti stavo pensando, siccome la settimana scorsa, se non ricordo male, l'ho fatta, se non ricordo male l'ho fatta, l'ho fatta Whopperun, allora oggi lo facciamo a Arvid.
potete pure lasciare i mezzi così, poi me li sistemo io off camera, me li lavo e tutto quanto. Gift wunderbar, ja? Eccolo, Cayman. E allora, cari ragazzuoli, approfitto per ringraziare tutti quanti voi che siete accorsi questa domenica a farmi compagnia. Ovviamente ringrazio Andrea Biell'80, ringrazio Fernbus 08, ringrazio non per ultimo Azzurrissimo, ma Zappa, Macho King, Cayman, Drift e tutti quanti voi che siete passati a farmi compagnia. E allora, questo video sarà disponibile su YouTube martedì. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione della settimana termina qui. Io vi ringrazio di aver guardato fino in fondo. Oh lady, lady, lady Chiara, a che in un ranch ridere ci fai? Oh lady, lady, lady Chiara, anche col trattore non devi mai. Error 404. Andiamo bene, andiamo. E allora approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi. Ringrazio ovviamente Cayman Lore per essere venuto a darmi una mano in live. Onore e piacere tutto mio. Ringrazio anche il mitico Drift. Quindi Cayman Lore Drift, grazie per il vostro aiuto. E ringrazio tutti quanti voi ovviamente per il supporto che mi avete dato oggi con i famosi caffettini domenicali. Quindi per voi che siete in diretta in questo momento, vi chiedo la gentilezza di restare e fin quando insomma il nostro ride arriverà al nostro amico Arvid underscore 80. E ovviamente, come sempre, se non conoscete questi amici streamer, vi invito a passare nei loro canali e ovviamente supportate i vostri streamer preferiti. E quindi vi invito a passare nel canale e ovviamente se vi va a seguire il canale, così permettiamo un po' a tutti questi streamer non particolarmente conosciuti un po' come me di poter crescere. E allora, grazie mille a tutti, thank you so much everyone, merci beaucoup a tous, e stato buono a you, ciao! Grazie ragazzi, grazie per essere passati a darmi una mano. Ma di niente, non dovrebbe. Mo fra poco parte il ride, è così. Chiudo anche la Lives. Ok. Ok, perfetto. Ok, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.